L'arpeggio, a cura di Luigi Picardi. Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Diplomato col massimo dei voti e la lode sotto la guida del maestro Giuseppe Gazzelloni presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, Stefano Spallotta consegue il biennio superiore di specializzazione presso il Conservatorio Respighi di Latina, continuando poi i suoi studi con il maestro Frederick Zigante. Nella sua storia di chitarrista classico, molti premi e riconoscimenti, tra cui spicca il terzo posto al concorso internazionale Mauro Giuliani di Bari. Ha inoltre eseguito spesso concerti per chitarra e orchestra a Castelnuovo Tedesco Giuliani ed ha composto il concerto breve per chitarra e orchestra d'archi di prossima pubblicazione. Ha inciso diversi dischi di musica classica e leggera, tra cui il disco Percorsi di musica del Settecento e dell'Ottocento per chitarra e clavicembalo. Come compositore e direttore ha svolto attività di ricerca e di integrazione con il teatro, portando in scena opere originali dedicate alla Ciociaria, o della Ciociaria del 2010 per voce recitante ed orchestra da camera, la Ciociaria Music for Reading del 2017, e ridando vita a materiali di compositori rimasti nascosti, Bellincampi Valle Corsa nel 2012, Refice con l'esecuzione delle danze all'antica per doppio quintetto d'archi. Ha arrangiato e diretto per artisti internazionali della lirica come Giorgio Gatti, Katia Ricciarelli, Francesco Zingariello. Attivo anche nel jazz e nella musica per il teatro, è stato responsabile di produzione e chitarrista nel disco di The Sisters, La Via del Successo, album che raccoglie 20 dei brani dell'omonimo musical. Con questo spettacolo è stato in tournée nella stagione 2014-15, nel 2015-16 la tournée è proseguita con l'inserimento nel cast della cantante e ballerina Amy Stewart. Ha arrangiato e suonato per artisti della scena pop italiana come Annalisa Minetti, Manuela Villa, Marcello, Vilma Goic, Rita Forte, Franco Fasano, Luisa Corna. È stato chitarrista del disco Blue Tone della West Side Big Band, prodotta da Giancarlo Canini e diretta da Marco Tiso. Collabora dal punto di vista editoriale con vari editori, tra cui Berben, Curci, Hal Leonard, in qualità di editor, copista e revisore di bozze, per alcune collane di autori internazionali, in particolare chitarristiche, presti la Goya Collection, il ciclo delle lezioni di chitarra, Sagreras. Suona stabilmente come solista, con il clavicembalo ed in quintetto con il quartetto d'archi. È direttore artistico dell'associazione culturale Neos Kronos di Colleferro in provincia di Roma, ha fondato il Festival Corde di Primavera, realtà di rilievo del panorama chitarristico del centro Italia, giunto ormai alla terza edizione. È stato docente nelle scuole medie di indirizzo musicale ed è attualmente docente della cattedra di chitarra del liceo musicale Bragaglia di Frosinone. Stefano Spallotta, il nostro ospite, grazie per essere qui con noi. Grazie Luigi, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, è un piacere grandissimo essere qui con voi e grazie per questo momento dedicato al nostro autore di riferimento di oggi, che è Mario Castelnuovo Tedesco. Perché appunto nell'anno accademico 2020 e 2021 il laureando Stefano Spallotta presenta una tesi per il DAMS dell'Università di Roma 3, una tesi appunto particolare, il pensiero del cinema prima di Hollywood, il viaggio verso la musica per immagini di Mario Castelnuovo Tedesco. Ricordi di quel giorno, Stefano? È stato un giorno un po' particolare perché eravamo ancora in piena pandemia e la tesi è stata online, anche se poi insomma le emozioni sono le stesse. Sono arrivato in una fase diciamo di età già matura, quindi l'ho vissuta con particolare semplicità, però è stato intenso più che altro per il legame che ho con l'argomento interno della tesi, che è appunto il compositore Mario Castelnuovo Tedesco, e volevo appunto, ne approfitto oggi, anche se non ho avuto molte altre occasioni, per ringraziare il mio relatore Luca Versano e il correlatore Vito Zagarrio per avermi seguito. Che dire di salutare, insomma. Sì, li salutiamo ovviamente con grande piacere. E niente, quindi sì, una tesi online ma comunque con la stessa energia, perché è stata una tesi di ricerca e di approfondimento su una fase della vita del compositore su cui molto spesso non si pone l'attenzione, insomma. Io mi sono letteralmente divorato online la tesi del bravissimo Stefano e ho costretto il laureato a farne una versione radiofonica, per cui io lascio la conduzione al dottor Stefano Spallotta, intervenendo qui e lì e curiosando tre capitoli della tesi. E cominciamo con qualche cenno biografico, brevissimo. Sì, ovviamente per i più mi piace introdurre la figura di Mario Castelnuovo Tedesco, che è un compositore italiano, pianista e compositore di grande rilievo internazionale, ma che troppo spesso abbiamo un po' dimenticato. Di fatto si è tornati a parlare con grande entusiasmo di Mario
diciamo dal 2018, che è il cinquantenario della scomparsa. Castelnuovo Tedesco è nato nel 1895 a Firenze e morto a Hollywood nel 68, appunto ha attraversato alcuni degli anni più importanti del XX secolo, e la sua vicenda personale si intreccia anche a vicende storiche di particolare rilevanza, come ad esempio l'istituzione delle leggi razziali in Italia, che sono un po' il vulnus, la chiave per capire un po' la sua parabola artistica. Castelnuovo Tedesco aveva un atteggiamento, diciamo così, abbastanza refrattario a parlare del cinema, della sua produzione cinematografica, che è un po' appunto il focus del mio lavoro di ricerca. Perché? Perché come compositore lo viveva un po' come una diminuzio, forse lui, che era un compositore puro, nato nell'Europa del primo Novecento, apparteneva di fatto, era nella scia della generazione dell'80, di Casella, di Pizzetti, e quindi parliamo di una generazione di compositori che hanno affrontato un nuovo secolo con l'entusiasmo della scoperta e una certa anche una vena nostalgica del passato. Castelnuovo Tedesco porta alla massima espressione questo connubio, quindi è un compositore fuori dal tempo per le scelte stilistiche e che comunque si sente ancora un erede di un vecchio romanticismo, pur avendo una grandissima conoscenza dei linguaggi a lui contemporanei. Non a caso inizia la sua esperienza sotto l'ala di Pizzetti a Firenze, diventando anche un critico musicale, quindi aveva spesso musica sotto mano, sia di ascolto che di lettura della partitura, e conosce molto bene le correnti avanguardiste del primo Novecento, ma anche la musica francese, è molto affascinato da Debussy ad esempio, e tutto quel mondo ovviamente che è a cavallo tra la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. Castelnuovo Tedesco non fa mai un vero e proprio schieramento della propria musica e vive una sua dimensione espressiva. Questa da una parte è una sua grande forza, perché lo rende un compositore senza tempo, appunto, la cui musica è perfettamente collocabile nel solco di Ravel e del primo Novecento, ma di fatto gli impedisce di vivere, diciamo così, una lunga storia musicale nel Novecento, perché chiaramente la nuova musica degli anni 50 e 60 vede in questa sua in questo suo essere aulico e particolarmente romantico, tra virgolette, un limite importante. Tornando al cinema, che è un po' appunto il focus di questo discorso, Mario Castelnuovo Tedesco non ne parla con grande entusiasmo. Lui ama raccontare in alcune lettere, dice: la musica del mio giardino è come i fiori e le patate. Ecco, i fiori sono le mie composizioni classiche, i miei pezzi per chitarra che amava tanto, e le patate sono, diciamo, quelle per mangiare, che è la musica per cinema. Quindi aveva un approccio tutto sommato abbastanza distaccato da questa fase della molto sua vita. Molto pratico in quel senso. Molto pratico, sì. In realtà l'ha sempre vissuto come, soprattutto nell'epoca di Hollywood, quindi dal 40 al 58, più o meno questo è il periodo di grande intensa attività, prima come dipendente delle major presso Hollywood e poi come freelance, quindi come collaboratore esterno, però l'ha vissuto sempre veramente come un lavoro per tenere in piedi la sua famiglia, sfamare la sua famiglia e continuare a fare il suo lavoro principale, che era quello del creativo, di musica originale. Però in realtà, ecco, la tesi va proprio a scavare su questo, andiamo a cercare la chiave per cui il suo legame col cinema è molto più antico, risale ancora agli anni italiani, quindi agli anni 30, ed è in realtà una fascinazione sincera, un grande attaccamento e un interesse. Stefano, io direi di partire con un primissimo ascolto della musica di Mario Castelnuovo Tedesco. Cosa ci proponi? Sì, il primo ascolto che vi propongo è un ascolto dalla sua prima produzione pianistica. Non ho detto che Castelnuovo Tedesco, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma insomma non ho detto che Castelnuovo Tedesco è stato prima di tutto un valentissimo pianista, un eccellente accompagnatore dotato di memoria prodigiosa, e non a caso Casella lo volle in tournée per suonare alcune musiche di Stravinsky, ed era stabilmente in molti organici cameristici dell'epoca in tutta Europa. È stato uno degli accompagnatori di Madeleine Gray, che è stata una delle cantanti preferite di Debussy, insomma, quindi parliamo di artisti di prima fascia. Tra l'altro con la Gray lui fu addirittura al Vittoriale a suonare e ad accompagnarla in una performance per D'Annunzio, quindi parliamo in quegli anni dei luoghi e degli artisti di riferimento più importanti del mondo culturale italiano. E il brano di cui parliamo è Il Raggio Verde,
Il raggio verde è una delle composizioni più rilevanti di questo primo periodo e che fece parlare di lui come di un'eccellenza della musica del tempo. Il brano è del 1916 e mostra tutta l'influenza della musica di Debussy e Ravel, chiaramente, che erano i suoi autori di riferimento. In un racconto, diciamo così, di suoi contemporanei si parla del fatto che il suo incontro con Casella avvenne nei corridoi del Conservatorio di Firenze, quando Casella sentì suonare delle stampas di Debussy e attratto da questa esecuzione magnificente scoprì un giovanissimo castelnuovo tedesco al pianoforte. Quindi questo alone di Debussy, della musica francese, attraversa sicuramente questa prima fase compositiva. Ascoltiamo Il Raggio Verde del 1916 nell'esecuzione di Maria Clara Monetti, pianista italiana di grandissimo rilievo internazionale, e ci farà ascoltare questa esecuzione. Il brano è preso dal suo CD dedicato alla musica di Dalla Piccola e di Castelnuovo Tedesco, edito da ASV Digital nel 1998. Thank you.
Era di Castelnuovo Tedesco il Raggio Verde nella esecuzione di Maria Clara Monetti al pianoforte. Siamo in compagnia di Stefano Spallotta che ha fatto un lavoro che poi è diventato una tesi su Castelnuovo Tedesco in relazione al mondo del cinema. Quindi Castelnuovo Tedesco emigra negli Stati Uniti d'America, costretto appunto dalle ferocissime leggi razziali. Stefano, quali furono le figure chiave di passaggio tra Europa e Stati Uniti? Sì, Castelnuovo Tedesco, ecco, una piccola premessa, la sua non è stata un vero e proprio esilio, ma è stata una scelta. Sì. Quindi Castelnuovo Tedesco, alla luce delle condizioni operative in cui si trovava a vivere, sia da un punto di vista musicale che personale, ritenne verso la fine del 38 di avere la necessità di emigrare negli Stati Uniti o comunque di emigrare in un paese dove potesse continuare la sua attività. E pensò agli Stati Uniti perché molti artisti con cui lui era in contatto vivevano già negli Stati Uniti da anni, erano artisti con cui aveva una stretta corrispondenza, una fitta corrispondenza, e che si erano offerti loro, i loro agenti, quindi di creare una condizione operativa per Mario Castelnuovo Tedesco che fosse la più produttiva e, diciamo così, facile tra virgolette possibile, perché per Castelnuovo Tedesco fu una scelta radicale. Parliamo di una scelta nella quale lui lascia praticamente tutto, lascia la sua casa, lascia le sue proprietà e quindi insomma affronta una vita, lui che veniva comunque da una famiglia agiata, aveva un matrimonio con una donna insomma di una famiglia benestante e viveva in un momento di Firenze estremamente prolifico e ricco, era di fatto considerato una promessa e un grandissimo artista a livello internazionale, e questa scelta fu per lui ovviamente un passo doloroso, intanto per il legame forte che nutriva per la sua terra, che lui si definisce tra l'altro nelle sue opere musicista fiorentino. Sì, 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 ci teneva tanto. Ci teneva perché appunto questo essere fiorentino racchiudeva in sé, no, un'appartenenza non solo geografica ma culturale e di tradizione, e quindi è per lui un grande dolore, un grande trauma, e questo trauma lo elaborerà nel tempo anche nella sua musica, ma non lo supererà mai del tutto, perché la nazione che lo accoglie agli Stati Uniti, lui non si sentirà mai parte realmente di questa nuova realtà, rimarrà sempre un po' sospeso tra questi due mondi. E dicevamo delle figure di riferimento, di certo tre figure principalmente sono state il suo faro in questo passaggio. Una delle figure di riferimento, un amico che lo aiutò nelle scelte, nel sistemarsi negli Stati Uniti, è stato Jascha Heifetz, famoso violinista che già da una quindicina d'anni era stabilmente a New York, e il violoncellista Grigor Piatigoski. Non possiamo dimenticare però sicuramente il più grande amico e tutto sommato l'alter ego artistico con cui Castelnuovo Tedesco ha avuto un legame epistolare e personale estremamente importante, che era André Segovia. André Segovia, chiaramente non americano in senso stretto, ma comunque frequentatore del mondo musicale americano e comunque ben accolto e di sicura importanza all'interno del mondo musicale americano, fu comunque sempre un riferimento per Castelnuovo Tedesco in tutti gli anni, intanto negli anni del passaggio tra l'Italia e gli Stati Uniti, ma in generale poi anche in tutta la sua carriera successiva, sia come partner, diciamo così, produttivo, creativo, sia appunto come interfaccia umano per tutte le fasi del suo esilio volontario, diciamo così, della sua emigrazione volontaria negli Stati Uniti. Cosa ascoltiamo? Proprio in omaggio al grande André Segovia ascoltiamo il primo movimento dal concerto per chitarra e orchestra numero 1, opera 99, scritto nel 39, quindi proprio l'anno del passaggio. E ascoltiamo il primo movimento, Allegretto giusto, eseguito da André Segovia alla chitarra e dalla New London Orchestra diretta da Alex Sherman. Questa è una registrazione del 1950, originale in mono, quindi anche un momento di nostalgia storica, se vogliamo, rispetto a questo concerto. Concerto che Castelnuovo Tedesco pensa e concepisce a parti reali per aiutare l'esecutore ad avere un perfetto equilibrio con l'orchestra. Forse una delle pagine più riuscite del maestro da questo punto di vista è che forse, ecco, per primo apre l'epoca dei nuovi concerti per chitarra e orchestra del Novecento, arrivando quasi dopo 100 anni dall'ultima pagina per chitarra e orchestra scritta nella prima parte dell'Ottocento. Thank you.
Avete ascoltato di Mario Castelnuovo Tedesco il primo movimento del concerto per chitarra numero 1, opera 99, nella interpretazione di Andrés Segovia, New London Orchestra, diretta da Alex Sherman. Siamo in compagnia di Stefano Spallotta e stiamo ripercorrendo la sua tesi dedicata al compositore fiorentino. Torniamo agli Ashaifetz. Stefano. Sì, Ashaifetz è stato un grandissimo interprete, anche compositore, arrangiatore di molta musica per violino. Diciamo che era uno dei riferimenti, insieme anche a Toscanini e a Piatigorsky, del mondo musicale americano a cui Castelnuovo Tedesco si è riferito. Non dimentichiamo che Castelnuovo Tedesco aveva anche un agente negli Stati Uniti che era Albert Morini, e che, diciamo così, guidò un pochino il movimento appunto di Castelnuovo Tedesco, che arrivò negli Stati Uniti a New York e cominciò la sua attività provando a essere un pianista, che era la cosa che gli sembrava più immediata, eseguendo la sua musica ed eseguendo, e ovviamente prestandosi come performer. Però Castelnuovo Tedesco arriva negli Stati Uniti che ha già più di 40 anni e si rende conto di non avere né l'età né le physique du rôle, diremmo, no? La personalità per affermarsi come solista e come performer. Lui è una persona mite, in genere riservata, non ha un'attitudine da prima donna, insomma, sì, nel mondo musicale, e quindi capisce che la sua grande passione, la sua vera natura, che è quella di creativo, di compositore, deve trovare un'altra forma per essere alimentata. E così, come dicevo, già come progetto e non come piano B, diciamo, come progetto di vita e come possibilità, da qualche tempo Mario Castelnuovo Tedesco aveva cominciato a tessere la sua rete di contatti, grazie a Ashaifetz ovviamente, per costruire appunto un rapporto col mondo del cinema americano. Dagli anni 40 lui prese questo incarico presso gli studios e iniziò questa lunga esperienza con il cinema. Non mancò però di dedicare tantissima musica al violino, e in particolare scrisse dei concerti bellissimi per violino e orchestra, e tra cui appunto questo concerto numero 2 intitolato I Profeti, opera 66. Il concerto è del 31. A riprova che il legame sia con Ashaifetz che con la musica per violino era ben precedente a quello in cui lui inizia questa esperienza americana. I Profeti perché? Perché ci sono dei grandi filoni nella musica di Castelnuovo Tedesco che vanno oltre la scelta dello strumento, ma che sono di natura culturale. Il primo chiaramente è la cultura enciclopedica italiana, e quindi lui aveva una grandissima proprietà di linguaggio, una grandissima conoscenza della letteratura, e questo attraversa tutto il suo approccio, anche all'opera soprattutto. E invece le altre due anime erano l'anima della sua natura religiosa, appunto il suo legame col mondo ebraico e quindi con l'ebraismo, con la tradizione, e il legame con Shakespeare. Questi sono i tre grandi filoni culturali a cui lui si sente legato. E in particolare, appunto, se parliamo della tradizione dell'ebraismo e dei testi, sì, I Profeti appunto sono descrizioni in musica del carattere, dell'identità dei grandi profeti della tradizione dell'Antico Testamento. Proprio per questo motivo volevo far ascoltare, se sei d'accordo, ai nostri amici di Radio Vaticana, il primo movimento dal concerto numero 2 per violino e orchestra, opera 66, I Profeti, del 1931. Il movimento grave e meditativo intitolato al profeta Isaia è eseguito dallo stesso Yash Ashaifetz al violino, insieme alla Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Albert Wallerstein, e anche questo concerto registrato nel 1954 in mono, quindi ancora una registrazione storica per celebrare queste figure così importanti nella storia di Castelnuovo Tedesco. E nonostante sia in mono, il violino di Ashaifetz emerge chiaramente. Il violino è pazzesco, e bisogna dire che lui aveva anche una facilità incredibile, sì, nelle registrazioni, tant'è vero che questa registrazione fa parte di una collezione diciamo riedita da RCA, poi chiaramente in vinile, che ha decine e decine di volumi, perché sì, la produzione discografica di Ashaifetz è veramente importante. Sì. Thank you.
Ed era il primo movimento grave e meditativo dedicato al profeta Isaia dal concerto per violino numero 2, opera 66, I profeti di Mario Castelnuovo Tedesco, nell'interpretazione di Jascha Heifetz, naturalmente al violino, della Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Albert Wallenstein. Siamo appunto in compagnia di Stefano Spallotta e stiamo parlando di Castelnuovo Tedesco e il suo rapporto col cinema in particolare, ma anche col mondo della musica più in generale. Approfondiamo il rapporto tra Mario Castelnuovo Tedesco e il cinema. Sì, allora, intanto bisogna chiarire che il rapporto di Mario Castelnuovo Tedesco con il cinema non nasce quando lui arriva negli Stati Uniti. È un rapporto antico, non dimentichiamoci che anche se considerata un'arte popolare all'inizio e quindi un po' snobbata dal mondo culturale importante dell'Europa, sì, all'inizio, sì, molto. All'inizio lo stesso Castelnuovo Tedesco dice spesso i film erano trasmessi, diciamo proiettati con un'orchestra che dal vivo suonava male, della musica che non c'entrava niente col film, no? E quindi aveva però questa... già il problema se lo ponevano, insomma, esatto, il rapporto, esatto, tra musica, esatto, e immagini, sì, assolutamente, sì, sì. E quindi è molto importante capire che lui ha in realtà un contatto, anche se indiretto, molto profondo col cinema europeo, che in realtà lo affascinava molto il cinema europeo e come la musica avesse un ruolo importante nella narrazione dell'immagine, cosa che però non ritroverà chiaramente nel cinema hollywoodiano, che aveva una funzione estremamente pratica e secondaria, no? La musica aveva una funzione pratica e secondaria all'interno della narrazione cinematografica. E non dimentichiamoci appunto che Ildebrando Pizzetti, che era stato il suo insegnante al Conservatorio di Firenze di composizione, era stato uno degli autori del film, della musica per il film Cabiria nel 1914, che è proprio l'anno prima di incontrare Castelnuovo Tedesco. E poi ovviamente ci sono molte altre figure
ad esempio Vittorio Rieti, che era un pianista collaboratore nell'orchestra di Casella, nel gruppo di Casella di Castelnuovo Tedesco, che ha scritto molta musica da film in quegli anni. Quindi, diciamo così, l'ambiente in cui lui è inserito è fatto di altre figure, non lui direttamente, che hanno avuto a che fare col cinema. E lui stesso dice: nella mia esperienza italiana avrei voluto, magari mi sarebbe interessato farlo, ma non era mai capitato. Quindi forse preso appunto dalla sua attività di performer, dalla sua attività compositiva, non aveva mai realmente pensato, no, di interessarsi a fondo in questa cosa. Però aveva vissuto la fascinazione del cinema americano, nonostante fosse un cinema appunto straniero e diverso, e di due figure in particolare, di Charlie Chaplin e di Walt Disney. Queste due figure, secondo lui, incarnavano l'idea stessa del cinema, cioè la trasformazione dell'immagine in una narrazione dinamica, sognante, che potesse creare qualcosa che non esisteva nell'immagine cinematografica. Quindi sbarca nella terra del cinema a tutti gli effetti. In realtà sì, lui appunto non a caso si affascina appunto di queste due figure e dell'integrazione tra l'immagine e la musica così perfetta. Lui di Walt Disney proprio narra la genialità, in particolare nelle opere brevi. Lui era affascinato dai racconti brevi per cartoni animati, diciamo così, non tanto nei film ampi, dove secondo lui si perdeva un po' il focus della narrazione, però appunto questa capacità di combinare l'azione visuale con l'emozione della musica, no? Nella narrazione della sceneggiatura del cartone. E lo stesso nel discorso di Chaplin. Lui dice: io non so chi scrive la musica di Chaplin, se è lui stesso o altri, però dice: è così pregnante della narrazione dell'immagine nel racconto cinematografico che è geniale, funziona con poco. E appunto a questi due autori lui dedica la sua prima opera così legata al cinema, che è un'opera pianistica, del 1931 sempre, appunto, due film studies. E in questi due studi per pianoforte, che sono però studi da concerto, insomma brani da concerto, uno intitolato Charlie, appunto, dedicato a Charlie Chaplin, e l'altro Mickey Mouse, che non a caso era la figura, diciamo, regnante del panorama di Walt Disney in quegli anni. E, ecco, nella scrittura di questa musica lui usa tantissime onomatopee nella descrizione agogica. Mm-hmm. Ad esempio suggerisce immagini come fissità dell'organetto, l'uso del trombone, l'uso di effetti come stridente, molle. E quindi questa agogica così ricca è proprio, se vogliamo, secondo me, una prima idea di come lui veda nella musica il cinema, no? Come se già stesse orchestrando questa parte pianistica, pensandola a supporto di una qualche immagine nella sua mente. E, ecco, una cosa bella di Castelnuovo Tedesco è che lui era a suo agio veramente con tanti generi musicali. Si faceva troppi problemi. No, anche se noi lo vediamo sempre. Io sono chitarrista di formazione, sì. Quindi l'ho conosciuto e lo vedo chiaramente attraverso gli occhiali del chitarrista. Però in molti aspetti lui era anche un esperto di musica da ballo, comunque conosceva i ritmi. Nella West Coast viene considerato uno dei padri del jazz della West Coast, anche viene considerato quindi uno che ha insegnato anche alcuni modi di concepire l'armonia, di collegarla al ritmo, eccetera. E non a caso in una delle sue prime opere per chitarra lui usa il foxtrot, ad esempio, nella variazione attraverso i secoli. E anche in questo studio per pianoforte, dedicato appunto in uno di quelli di cui vi sto parlando, dedicato a Mickey Mouse, lui parla di foxtrot, quindi crea l'idea ritmica dietro questo personaggio che si muove in scena, no? E fa riferimenti all'opera, ad esempio parla di immagini legate alla Carmen, legate alla rappresentazione visiva dell'opera lirica. Quindi insomma c'è un po' tutto dentro questa agogica che scrive in questi pezzi. Però appunto volevo scegliere per i nostri amici all'ascolto di trasmettere, ecco, il primo di questi due studi, film studies per pianoforte, opera 67, dedicati a Charlie Chaplin e Mickey Mouse, proprio quello dedicato a Charlot, appunto a Charlie Chaplin, nell'esecuzione di Pietro Massa, che ha dedicato
molti dischi alle rarità per pianoforte di molti autori italiani, tra cui appunto Castelnuovo Tedesco, in un disco intitolato appunto Piano Rarities per Capriccio Digital. Pietro Massa è un grandissimo pianista italiano che vive in Germania dal 99, ormai da più di 20 anni, e che ha all'attivo una quantità sconfinata di concerti per pianoforte e orchestra. È un grande esecutore, ma appunto è anche uno studioso e un appassionato di questo tipo di repertorio, quindi lo ascoltiamo nella sua esecuzione. Ed era Charlie Charlot, studio numero uno da Two Film Studies, opera 67 di Mario Castelnuovo Tedesco, nella interpretazione di Pietro Massa al pianoforte.
siamo appunto in compagnia di Stefano Spallotta e stiamo ripercorrendo la sua tesi su Mario Castelnuovo Tedesco e del suo rapporto col cinema. Però, visto che i tempi radiofonici sono abbastanza feroci, Stefano, io direi di interromperci qui, ma visto che appunto il discorso si sta facendo interessante, ti inviterei a tornare per proseguire questo excursus su Mario Castelnuovo Tedesco e il cinema. Sarà un piacere, grazie mille Luigi per questa opportunità, parlare ancora con te e con i nostri amici all'ascolto. Pertanto Stefano, con quale brano di Castelnuovo Tedesco salutiamo gli amici all'ascolto? Sì, beh, vista la mia provenienza chitarristica mi sono preso la libertà di suggerirti un ascolto legato al repertorio appunto per questo strumento, una delle ultime opere tra l'altro di Mario Castelnuovo Tedesco dedicata alla chitarra, che è una raccolta dedicata appunto al duo di chitarra, le chitarre ben temperate diremmo in italiano, sì. In omaggio e in assonanza con l'opera bachiana. Dall'opera 199 vi faccio ascoltare il preludio numero 10, eseguito da Anna Noviska e Giuseppe Molino del Mono Guitar Duo, grandi amici che hanno pubblicato proprio il primo volume. Sono venuti a presentarlo qui. Li salutiamo. E dal primo volume di questa opera omnia che stanno cercando di produrre, insomma, dedicata appunto a questo monumentale lavoro per due chitarre, pubblicato da Vinci. E con il preludio numero 10, opera 199, nella interpretazione del Mono Guitar Duo, Luigi Picardi e il suo graditissimo ospite, che però tornerà prossimamente, ovvero Stefano Spallotta, vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.